Cari amici, siamo in compagnia di Imma Forcella e Mirko Mugnano. Allora ragazzi, che cosa ne pensate di questi 3 giorni di spettacolo meraviglioso che avete regalato al pubblico? Vai! Insomma, 3 giorni belli intensi, siamo contenti, soddisfatti, perché c'è stato ancora una volta un grande afflusso di pubblico, il pubblico che ci segue ormai da tanto tempo, tante persone nuove, Thomas e un po' di anche di modestia, i mattatori anche quest'anno penso non abbiano deluso. 1.800 anche... persone sono qui per dire... Per contraddirti, vedi. Grazie mille, insomma voglio dire, ancora una volta quest'anno portiamo in scena un testo molto molto importante del grande Thomas Mugnano, perché ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, un testo con momenti, come avete potuto vedere, di alta comicità, momenti importanti, profondi di riflessione, protagonisti quest'anno i diversamente abili. Ogni anno Thomas lascia un messaggio molto importante, quest'anno è ancora una volta quello del rispetto verso il prossimo e soprattutto bisogna, nella maniera più assoluta, annullare ogni tipo di diversità, perché la diversità non esiste. Questo è il messaggio di quest'anno e noi ringraziamo ancora una volta Thomas per tutto il lavoro che fa, insomma ci segue per mesi e mesi e per noi è una grandissima soddisfazione lavorare con lui, per lui, e soprattutto grazie a tutto il pubblico che ancora quest'anno ci ha dato grande grande soddisfazione, grazie. E a te come sta lavorare nuovamente con papà? Anche se sono il secondo figlio, anche mi sono prese quelle cazziate che mia madre mi dice. Cosa buona e giusta, mi... Come vabbè, mi sono divertito, perché anche se all'inizio avevo un pochino di paura, poi quando si inizia si calma. Dovevo fare la parte del figlio colto, Latin Lover, perché avevo anche 3 fidanzate. Assolutamente. E poi alla fine dovevo essere rapito da un bassetto e uno che teneva la gobba finta. Che posso dire? Mio padre... Comunque c'è stata anche, oltre alla comicità, c'è stata anche la tragicità, non so se esiste questa parola. Quanto è bello. La commedia tragicomica. Parlata della disabilità, delle barriere architettoniche, hanno fatto anche la canzone Diversamente Abile. Comunque, ogni volta che mio padre fa una commedia deve sempre far fare piangere. Insomma, anche in Steve May, quando Steve May il video... Non me la ricordo la commedia. Tutti. Ogni volta praticamente ci deve far piangere. Possiamo concludere con una cosa. Ecco il piccolo Mugnano, buon sangue, non mente. Grazie davvero tante Imma grazie e grazie a te, grazie. Mirko. Ciao, stai bene.